Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Get Ready With Me. Chi non mastica l'inglese, preparati con me, nel senso che io adesso mi andrò a preparare con voi per uscire. Iniziamo dalla skincare, quindi oggi partiamo dalla skincare e poi vi farò vedere anche come mi truccherò per stasera. Innanzitutto benvenuti sul mio canale, io mi presento, sono Rachele, qui su Terrassa che vi è bene parliamo di skincare, makeup, cosmetici, lifestyle, un po' di tutto, però tutto vegano e cruelty free. Mi raccomando, sono valori molto importanti. Ho iniziato con un tonico, questo qui di Now Bay Origin, che è un tonico, che è un tonico appunto idratante, molto molto leggero, con un odore molto gradevole. Appunto andiamo a preparare la pelle per i prodotti successivi con questo prodottino un po' idratante. Questo tra l'altro si trova da Tigotà, è una linea nuova che io ho scoperto recentemente, cioè penso che ci sia da poco, io non ci vado spessissimo, però penso che ci sia da poco. Ho fatto anche altri prodotti di questo brand, questo mi piace particolarmente. Vado poi con il mio siero antiossidante di Biofficina Toscana. Questo ve l'ho già fatto vedere in vari video sulla skincare in generale, non mi voglio dilungare troppo perché penso che bene o male siano prodotti che o nei video lunghi o negli short, quindi nei video quelli più brevi, ho già fatto vedere, quindi non mi voglio dilungare troppo, sennò questo video dura tantissimo. E infine vado con la crema Holy Hydration di Elf Skin. Questa crema appunto è un'idratante molto molto leggera, fresca, ottima per l'estate anche se ho la pelle grassa. Devo ancora decidere come andare a truccarmi dopo, mi sa che lo deciderò in corso d'opera, io ogni tanto faccio così, cioè quando non so come truccarmi, ma parto e vedo come va, molto semplicemente. Spero non si senta il rumore sotto, ma chiaramente ho il ventilatore addosso perché se no non reggo di stare qui davanti alla telecamera. Io ho il bello che non soffro il caldo, quasi per nulla. Soffro molto il freddo, ma il caldo in realtà veramente poco, però in questi giorni chiaramente più che altro perché in questo momento sono al piano di sopra che si sa è un po' più caldo, quindi ho messo il primer un po' a caso, quindi faccio fatica a starci, di solito non ci sto, per registrare il video ci starò. Vado con il mio primer opacizzante di Catrice Cosmetics. Questo primer mi sta piacendo molto, lo sto usando molto quest'estate. Tra l'altro, come tutte le cose di Catrice, costa veramente, veramente poco. Ed è un primer appunto opacizzante, utilissimo perché come me la pelle grassa che tende a lucidarsi in fretta mi sta piacendo molto, cioè è veramente efficace. E appunto è il Mattifier Oil Control Primer, sicuramente ne ho già parlato in altri video, però ribadiamo. Perfetto, ora vado secondo me di un prodotto di cui non ho mai parlato, che è questo fondotinta di Elf. Questo Camo CC Cream Full Correcting, Full Coverage, Natural Finish, ci sono anche degli attivi, è un SPF 30, quindi appunto è un fondotinta con protezione solare. Io adesso sto uscendo che è sera, ok, che la sera in estate non è esattamente buia, però sto comunque uscendo di sera, quindi tutto sto bisogno di protezione solare non ci sarà. Vado a aiutarmi con un pennellino per spargerlo in modo omogeneo nel viso. E poi con la mia spugnettona lo vado a distribuire. Eccoci qua, sembro molto chiara ma adesso andiamo a sistemare. E poi vado con il correttore sempre di Elf, questo qui è meraviglioso, Hydrating Camo Concealer, diciamo che è un prodotto della stessa linea. E con questo vado a fare soltanto i punti luce, l'ho preso di questo colore che è un po' più aranciato, un po' più albicoccato, in modo tale da correggere meglio, soprattutto nella zona del contorno occhi. E con questo vado a definire i punti luce. Ecco qua. Ora vado a fare baking. Baking ho una cipria sempre di Elf. Sapete che amo questo brand. Questa è la HD Power, quindi Power HD Power. È meravigliosa, lo sto finendo e mi piange il cuore. Ne voglio provare un'altra perché ormai uso questa da una vita. Ho detto dai basta, cambiamo. Però mi sto già pentendo. Vado a fare un leggero baking dove mi vado a lucidare di solito e sopra la palpebra perché mi lucido anche qua. Dalla fotocamera non rende quanto questa cipria sia efficace. Nel momento in cui la vado a mettere mi riesce a appiallare tutto. Dopo aver fatto il baking nelle zone in cui mi lucido più spesso vado a farne invece uno strato leggero con il mio pennello dove ce n'è diciamo meno bisogno, dove non mi lucido subito. E poi vado con questo bronzer, sempre di Elf, questo è un bronzer opaco,
quindi non è un bronzer che diciamo dà un effetto luminoso. E ora vado a ridefinire le ombre del mio viso. Vado a rimuovere l'eccesso della cipria che ho messo prima e molto molto delicatamente, sempre con questo bronzer, vado a fare un leggero contouring al naso. Quindi senza sfumare, perché sennò facciamo un casino, vado a portare un po' di bronzer sul naso per ridare un po' di definizione. Ok, ultimo passaggio per la base, vado con la mia palettina di blush di Zao Makeup, sempre questo bel rosa pescato che a me in estate ci piace tanto, e vado a fare un po' di blush. In estate particolarmente mi piace molto anche un po' sul naso e sul mento, che dà quell'effetto un po' più naturale abbronzato. Ora arriva la parte difficile, perché devo decidere come truccarmi gli occhi. Volevo andare su qualcosa di semplice, non avevo voglia di fare delle cose non complicate, però neanche molto colorate, quindi mi sa che andrò su qualcosa di nude. Userò questa qua di Everyday for Future. Prendo il rosa e vado a dare un po' di profondità all'occhio, utilizzandolo come colore di transizione. Poi vado con un pennello un po' più preciso, tipo questo qui a lingua di gatto, molto sottile, e vado con il nero, cioè il nero, con il colore scuro di questa palette, che in realtà è un grigio caldo. Ecco qua, alla fine vado un po' di codina con un po' di sfumatura sotto l'occhio. Poi ci vorrei aggiungere giusto un leggero nero, vado con questa diciamo matita, che è sempre di ELF, la No Budge Retractable Eyeliner, e vado a dare definizione a tutto l'occhio con una leggera linea sopra e sotto. Ed ecco qui le mie righine nere completate, ora manca qualcosa sopra. Torno con la mia palettina Everyday for Future, prendo il colore più chiaro, che è questo qua sotto, e lo vado ad utilizzare per fare un po' di luce. Ed ecco fatto, ultima cosa ma non per importanza, voglio andare a fare il mio angolo interno dell'occhio con la matita nera, perché sapete che a me fare questa cosa piace particolarmente. Mascara rossetto e abbiamo finito. Mascara, io ho sempre questo qui, Big Mood, sempre di ELF. Vi devo dire la verità, a me questo mascara non sta piacendo tantissimo perché si toglie male, non si strucca bene, però vabbè, lo finisco chiaramente finché ce l'ho. E comunque l'effetto sulle ciglia mi piace, però non mi piace che si tolga male. Ed ecco qua il nostro trucco occhi finito, guardate che occhioni che fa questo make-up, già io ho gli occhi grandi di mio. Wow! Che bello! Soddisfatta? Bene bene. E ho questo qui, che si chiama This is Milky Gloss di NYX Professional Makeup, è un colore nude tendente al marrone. Vado a darne uno strato leggero perché colora e non voglio troppo marrone. Sistematina veloce ai capelli, che cercherò di tenere un minimo slegati. Voglio farmi una mezza coda, non so quanto durerà perché con questo caldo la vedo particolarmente dura, ma io sono fiduciosa. Mi piace un sacco questo trucco sugli occhi, veramente bello. Brava io! Va bene, questo era tutto per il video di oggi. Volete vedere l'outfit completo? Ma ve lo faccio vedere. In realtà è un vestito nero. Fine. Questo era tutto per il video di oggi. Fatemi sapere se vi è piaciuto questo video. Mettetemi un like, lasciatemi un commento, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così non vi perdete nessuno dei miei video. Noi ci vediamo al prossimo video. Fino ad allora prendetevi cura di voi. Ciao ciao!